Barcolana 46. Come ricordarla? Semplice, la più corta della storia. E non perché si sia battuto chissà quale record di percorrenza, ma semplicemente il percorso, accorciato per il poco vento, non è mai stato così breve, tanto da fissare l'arrivo in prima boa. Che sia un messaggio di Eolo al presidente Jaluz, che il Borino non ci pensi neanche a riapparire la seconda domenica d'ottobre se al via non ci sono i catamarani? Chissà, di certo non è solo Rufo Bressani a sperarlo, ma da questa edizione pure i tanti che in settimana si sono accalcati sulle rive per seguire le acrobazie degli Extreme 40. Ma torniamo alla regata, alla festa senza vento che non fa dell'apparenza ma della sostanza dei 1878 iscritti il proprio punto di forza, e 300 in più in un anno non sono certo roba da ridere. Di apparente c'è solo il vento che i super maxi si creano in casa propria all'avvio. Maxi Iena della strana coppia Furio Benussi e Mitia Cosmina è la più lesta a partire, esimito Europa molto meno, anche se in realtà il dream team della vela di Simcic se ne infischia contando sul GPS e sul percorso più breve da percorrere, da rendere il più dritto possibile grazie alla nota e contestata chiglia mobile. Ma anche la Iena, che fa impallidire i supporter dell'Unione con quello sponsor bianconero sulla randa, non ce la fa a reggere alla distanza dopo aver passato 25 minuti in testa. Regata finita? Ma che? Perché è proprio il match race di testa a rallentare i due giganti che tra una scarsa e un alito di vento da est si trovano alle spalle Quiat e Gabri Benussi. La sorpresa Illiteca, un RC44 che nulla a che vedere con i due barconi, e lo scafo di Ceccarelli nato tanti anni fa proprio per vincere la Barcolana. Ne viene fuori un finale spettacolare proprio perché la giuria accorcia il percorso e per la prima volta il traguardo è fissato in prima boa. Esimit soffre ma alla fine si impone vincendo la quinta e ultima Barcolana di fila, almeno stando alla promessa dell'armatore, mentre Illiteca, timonata da Iaro Furlani, mette in scena il numero della vita, quello che si racconta ai nipotini d'inverno davanti al caminetto quando la bora soffia davvero e scende la neve. Secondo posto assoluto davanti a Maxi Iena, beffata ad un soffio e davanti di pochi metri a tutta Trieste. Tutto qua? Nemmeno per sogno, perché se Furio Benussi timona Iena, il fratello minore ma più titolato Gabriele mena le danze su tutta Trieste e la manovra all'arrivo proprio non gli va giù. Risultato? Protesta e camera di consiglio in società velica. Storie di competizione? Fratelli serpenti? Scelta obbligata o solo voglia di vincere? A voi la scelta. Di certo è un'altra storia, una delle tante griffate Coppa d'autunno. La regata che porta 300.000 persone nel cuore della città della vela. Può succedere solo qui.